Per quanto riguarda Via Piave, dove ci vuole un intervento più massiccio anche per mettere in sicurezza gli alberi e rimettere nuovi alberi, chiaramente, che abbiamo molto rispetto per l'ambiente, dovremo fare un nuovo mercato. Il progetto è in via di ultimazione, dopodiché appena i nostri tecnici lo finiranno, vedremo con gli operatori, lo vedremo insieme, come al solito, ascoltando quali sono le sue esigenze, e credo per la fine dell'anno sicuramente partiremo. Ma è vero che ci sarà una riduzione del numero degli stalli? Assolutamente no. Non so questa cosa d'arte chi l'ha messa, probabilmente alcuni non hanno ascoltato bene, penso di averla presentata anche in Consiglio Comunale della settimana scorsa. Non ci sarà, la legge regionale prevede che nel caso in cui ci siano, voglio dire, per non ingolfare di molti numeri i mercatali, se alcuni operatori vogliono volontariamente passare in altre aree mercatali, come quella che sarà solo un paracadute, cioè se gli operatori vogliono volontariamente, è quella di via Vinci Prova, dove già alcuni operatori ci hanno chiesto di poter andare, ma nessuno sarà obbligato nel modo più assoluto. Questione parcheggio, questione... però lamentano che ad esempio a Torrione o in altre aree il costo del parcheggio è gratuito o è minore rispetto a Piazza Casalvore, che è il parcheggio più vicino. Vedremo anche da questo punto di vista di risolvere il problema, fermo restando che ormai anche nella zona, cioè dopo il parcheggio dell'Irno Center, ci sono altri 66 parcheggi di pertinenza in un'area non lontanissima. Chiaramente vedremo di studiare insieme gli altri colleghi della mobilità altri tipi di possibilità di parcheggi.